sono partiti nel mese di dicembre i lavori di rifacimento del manto di copertura del Salone Superiore della Rocca Malatestiana Fano. L'intervento, che rientra nel progetto complessivo di efficientamento energetico, consiste nell'inserimento dell'isolante e di un tetto ventilato che permette d'inverno di riscaldare al meglio l'ambiente, mentre in estate consente la fuoriuscita dell'aria calda per abbassare la temperatura all'interno dei locali adibiti in passato alle scuderie. Proprio qui, infatti, sostavano i cavalli che raggiungevano il piano superiore attraverso una rampa posizionata dove oggi ci sono queste scale. Per i lavori al monumento sono stati stanziati 250.000 euro, comprensivi della pompa di calore installata lo scorso anno. 101.000 euro invece sono destinati al restauro e alla messa in sicurezza della muratura lato ferrovia. Manca soltanto il rimontaggio dei coppi, alcuni dettagli. Quindi nel giro di breve contiamo di smontare il cantiere, insomma. Durante il sopralluogo l'ingegnere Caiterzi ci ha mostrato anche delle importanti scoperte fatte durante i lavori di pulizia lungo il camminamento, utilizzato al tempo per i cavalli e i servizi igienici. Infatti era dagli anni 80 che questa zona non veniva ripulita da erbacce e piante infestanti ed oggi, dopo aver rimosso la vegetazione, sono state notate delle fessure e buchi sospetti. Stiamo anche pensando di sfruttare il ponteggio esistente per mettere in sicurezza, diciamo, le parti più alte, sicuramente, quindi recuperare le parti più alte. E nel fare questo, alla base ci siamo imbattuti in una piccola grotta che abbiamo scoperto e questo, insomma, è con alcuni detriti. Come succedeva spesso in questi casi, sono anche degli elementi di ceramica, eccetera. Abbiamo l'intenzione di rimetterla a posto, di approfondire lo scavo, ma con successivi interventi. Scoperto anche un architrave in arenaria con un'apertura che, secondo gli esperti, potrebbe trattarsi di un camino. Particolarmente attento ai racconti del direttore dei lavori, il sindaco di Fano Massimo Seri, che spera di far mettere in sicurezza entro il prossimo anno anche la terrazza. Sì, abbiamo fatto questo sopralluogo per vedere lo stato dell'arte dei lavori di restauro che continuano. Qualche anno fa abbiamo ridato vita a questo spazio straordinario che è diventato un contenitore culturale, ricreativo. E però ha un potenziale ancora molto forte. Anche questo posto dove siamo adesso ha forti suggestioni, una terrazza sul mare con l'eremo di Monte Giove alle spalle, e quindi è uno spazio che può essere vissuto e direi goduto, per cui a testimonianza di questa città che ha veramente dei patrimoni che non sono statici ma sono dinamici, nella quale possiamo organizzarci tante belle cose. Ecco, questa è la sfida che noi stiamo raccogliendo, quella di continuare a valorizzare la città per renderla viva per chi la vive, ma soprattutto per farla sempre più attrattiva per la gente. Abbiamo una bella città e chi la amministra è giusto che la valorizzi.